Giornata. La mattina mi sveglio abbastanza tardi e faccio colazione con il latte e i biscotti. Poi gioco un po' con la mia gatta e mi metto a guardare e a fare video su TikTok. E dopo aiuto la mamma a preparare il pranzo. Dopo pranzo faccio i compiti e poi faccio ginnastica facendo tante verticali di impostazione. Durante la giornata penso spesso alle mie compagne e soprattutto alla mia allenatrice che mi manca tantissimo. Buone. Che cosa abbiamo preparato in questi giorni? Un giorno le crescentine, un giorno i biscotti, un giorno le pizze e un giorno il tiramisù. Nel pomeriggio giochiamo insieme alla Wii dove ci facciamo tante risate. Mio padre dal lavoro, ceniamo e poi scegliamo un bel film da guardare tutti insieme prima di dormire. Ciao a tutti, sono Guido. In questo periodo di quarantena la mia giornata si svolge così. Alla mattina faccio qualche compito, studio. Pomeriggio gioco con mia sorella skateboard. E faccio ginnastica. Come va la quarantena? Bene. Ti alleni? Sì. Saluta. Ciao. Poi guardo una serie TV che si chiama Riverdale con mia sorella sempre. E poi la sera mangiamo e guardiamo un film. Ciao! Ciao, sono Chiara. Mi sono appena svegliata e adesso faccio colazione. Bevo l'acqua e dei pan di stelle. Sono sulla trave della mia vicina di casa. Ciao,
perché non sto usando la musica è perché c'è mia mamma di là che sta facendo della roba con mia sorella, quindi non posso disturbare la cosa, la musica, però ho i 20 secondi, quindi va bene comunque, spero. Poi ho incalinato mia sorella, però alla fine se n'è andata perché stava per morire. Scusate per che mi scrocchiano le gambe. Ciao, ora continuo l'allenamento. Io sono Mattia e oggi vi faccio vedere la mia casa e la mia famiglia e tutte le cose che faccio. Allora, da qui si entra. Piccolo orto, dove non so che cosa c'è. E poi di qua si... ci sono una specie di gazebo. Qui ci sta lo studio dove lavora mio padre, perché lui lavora da casa e anche va fuori. Poi qua si entra. Buongiorno Mattia. Ciao. Saluta i tuoi amici. Ciao. Che fai di bello durante il giorno? Video lezione. E mentre fai la video lezione che fai? Boh, cioè... certe volte ascolto, certe volte messaggio con i miei amici. Cioè perché di solito le prof da noi hanno fatto che interroga tre persone alla volta. A me mi ha già interrogato la seconda volta, quindi sto aspettando che finisce il giro per riprendere, quindi certe volte ascolto, certe volte... E su che cosa ti interroga? Su che cosa ti interroga? Un po' di matematica. E qui è dove studio e gioco e passo praticamente la maggior parte del mio tempo. Qui c'è un criceto. Queste sono gli scaffali dove ci stanno libri, giochi da tavola e tutto. Poi qui è dove faccio i compiti, poi mangio principalmente. Che vuol dire principalmente? Che sempre. Che stai sempre a mangiare? E cosa che mangi? Gli yogurt. Immagino schifezze. No, gli yogurt. Solo yogurt? Sì. Ah, ecco perché sei così pappa molle. È bello stare in casa. È bello? Mm-hmm. Ti diverte molto? Mm-hmm. Una vacanza per te? Poi gioco. Giochi? Quindi mangi e giochi tutto il giorno. Thank you.
sono i tuoi fratelli in casa? Vi presento mio fratello. Ciao, Andy. Tu facevi ginnastica, giusto? Sì. Faccio una ruota. Bravo! Preferisci il periodo normale o questo periodo qua? Il periodo normale. Ah, il periodo normale, ok. Però lo sento a scuola. Ah, il periodo normale senza scuola. Ottimo. Quando mi alzo faccio subito dopo faccio la colazione, poi dopo guardo qualche minuto la televisione e poco però perché dopo devo fare, poi dopo la mamma mi aiuta a fare i compiti. Poi pranzo, dopo al pomeriggio faccio un po' i compiti sul computer e dopo vado un po' giù in cortile se c'è il sole, ovviamente se c'è il sole. Posso fare anche un po' di ginnastica, fare video. Dato che c'è il coronavirus bisogna allenarsi a casa. E adesso vi farò vedere le verticali al muro. Aspettate che devo accendere la musica. Vale, taglialo questa parte. Anche questa. Attenti, adesso vi farò vedere le flessioni, che sono 20. Avete visto? Adesso vi farò vedere le flessioni al contrario, quindi con la pancia invece che sotto sopra, sempre 20. Avete visto? E questo è il pipistrello mezzo. Questo è il pipistrello intero. Ciao! Vengo su, gioco qualche mezz'ora, 20 minuti, oppure guardo la TV.
gioco con mio fratello, che io ho un fratello se non lo sapete. Squash! Alle 10 vado a letto e dopo dormo e dopo ricomincio un altro giorno nuovo. Ciao, speriamo che il coronavirus ci liberi da casa. Io vorrei tornare a scuola, vedere i miei amici e vedere tutti la mia allenatrice e tutte le mie compagne di ginnastica. Ciao! Ciao, io mi chiamo Adele, mi alzo alle 9:30, dopo faccio i compiti fino alle 12:30. 2 rame, faccio pranzo e alle 3:30 faccio sport. Ciao a tutti, mi mancate tanto. Poi dopo mi faccio la doccia e gioco. Poi alla sera mi guardo un film con la mia famiglia. Ciao a tutti, a presto! Questa è una controluce. Se io faccio così... Così perfetto. Comunque non mi sento nessuno. Ormai è tanto tempo che siamo a casa per colpa del coronavirus. Ormai è tanto tempo che siamo a casa. Papigno! Dai! Passa, veloce. Circolare? Dai, papà, sto facendo delle prove, non ce la faccio più. Ormai è tanto tempo che siamo a casa per colpa del coronavirus. Io le mie giornate le passo così. Tutte le... Non finirò mai. Questo è poco ma sicuro. Allora mi sveglio presto, faccio colazione, inizio i compiti, poi vado giù in giardino condominiale. Respirare è un'attività fondamentale per tenerci in vita. Quando respiriamo, l'ossigeno entra nel nostro corpo e si spellano i gas di scarto, tra cui l'anidride carbonica. Nella prima fase della respirazione, l'aria entra nella bocca e nelle narici del naso, dove viene umidificata e pulita attraverso i filtri nasali. Nella seconda fase, l'aria passa nella faringe, che è un tubo in comune con l'apparato digerente. Lungo la faringe si trova l'epiglottide, che è un sacco che fa bloccare il cibo per non farlo passare nei polmoni. Nella terza fase, l'aria passa nella laringe, dove si trovano le corde vocali, e al passaggio dell'aria vibrano e permettono i suoni. Nella quarta fase, l'aria passa nella trachea, che è un tubo formato da anelli di cartilagine. La trachea
trachea poi si divide in rami, detti bronchi, e poi si ramificano fino a diventare bronchioli. Alla fine dei bronchioli si trovano gli alveoli polmonari, che sono ricchi di vasi sanguigni, dove avviene lo scambio tra l'ossigeno e l'anidride carbonica. L'insieme degli alveoli polmonari forma i polmoni. I polmoni sono due. Il polmone destro è formato da tre lobi, mentre quello sinistro è da due. I polmoni sono appoggiati sul muscolo, il diaframma. Il respiro è formato da due fasi. L'inspirazione, quando il diaframma si abbassa ed entra l'aria nei polmoni. L'espirazione, quando il diaframma si alza e l'aria esce dai polmoni. E poi pranzo. Cosa devi stai facendo, Elena? Devo condire la pasta. La gioia, la gioia! Che pasta mangiamo oggi? Pasta al pesto, credo. Ti piace il pesto? Poi dalle 3 alle 4 alla video lezione. E poi il pomeriggio lo lascio libero e faccio un po' di allenamento, vado giù in giardino. Bella bro, stiamo registrando il film, non in questo momento, e stiamo andando a fare una scena. Poi andiamo alla Valentina. No, no. Ciao amici, io sono Carlotta. E io sono Elena. E noi siamo le produttrici del film Coronavirus il film. Questo film parla di due bambine durante un periodo particolare. Iniziamo! Ciao! Coronavirus, il film. Tutto iniziò a gennaio 2020 a Wuhan. Questi sono alcuni dei sintomi, per esempio tossire, avere la febbre, starnutire e a volte non sentire neanche i gusti. E poi la sera ceno e guardo un film e vado a letto e poi si ricomincia. E tutto questo con i miei due cugini che vivono a casa nostra e per un po' di tempo, perché mia zia lavora come infermiera e con i malati di Covid-19.